Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli per la missione. Li invia a due e raccomanda una cosa importante, di portare con sé solo il necessario. Fermiamoci un momento su queste immagini. I discepoli sono inviati insieme e devono portare con sé solo il necessario. Il Vangelo non si annuncia da soli, no, si annuncia insieme, come comunità. E per questo è importante saper custodire la sobrietà. Saper essere sobri nell'uso delle cose, condividendo le risorse, le capacità, i doni e facendo meno il superfluo. Perché? Per essere liberi. Il superfluo ti fa schiavo. E anche perché tutti abbiano ciò che serve a vivere in modo dignitoso e a contribuire attivamente alla missione. E poi essere sobri nei pensieri, essere sobri nei sentimenti, abbandonando i preconcetti, abbandonando le rigidità che come bagagli inutili appesantiscono e intralciano il cammino, favorendo invece il confronto, l'ascolto e rendere così più efficace la testimonianza. Pensiamo ad esempio, cosa succede nelle nostre famiglie o nelle nostre comunità quando ci si accontenta del necessario, anche con poco, con l'aiuto di Dio si riesce ad andare avanti e andare d'accordo, condividendo quello che c'è, rinunciando tutti a qualcosa e sostenendosi a vicenda. E questo è già un annuncio missionario, prima e più ancora delle parole, perché incarna la bellezza del messaggio di Gesù nella concretezza della vita. Una famiglia, una comunità che vivono in questo mondo, infatti creano attorno a sé un ambiente ricco di amore in cui è più facile aprirsi alla fede e alla novità del Vangelo e da cui si riparte migliori, si riparte più sereni. Se al contrario ognuno va per conto suo, se ciò che conta sono solo le cose che non bastano mai, se non ci si ascolta, si prevalgono l'individualismo, l'invidia, ma l'invidia è una cosa mortale, è un veleno, Si prevalgono l'individualismo, l'invidia, l'aria si fa pesante, la vita difficile e gli incontri diventano più occasione di inquietudine, di tristezza e di scoraggiamento che occasione di gioia. Cari fratelli e sorelle, comunione e sobrietà sono valori importanti per la nostra vita cristiana. Comunione, armonia fra noi e sobrietà sono valori importanti, valori indispensabili per una Chiesa che sia missionaria a tutti i livelli. Possiamo chiederci allora, io sento il gusto di annunciare il Vangelo, di portare là dove vivo la gioia e la luce che vengono dall'incontro col Signore, e per farlo mi impegno a camminare assieme agli altri, condividendo con loro idee e capacità, con mente aperta, con cuore generoso. E infine, so coltivare uno stile di vita sobrio, uno stile di vita attento ai bisogni dei fratelli? Sono domande che ci farà bene farle. Maria, Regina degli Apostoli, ci aiuti ad essere veri discepoli missionari nella comunione e nella sobrietà di vita, nella comunione, nell'armonia fra noi e nella sobrietà di vita.
Angelus Domini, nun siavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Qui digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donei Domine. Et lux perpetua lucet Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto voi romani, pellegrini d'Italia e di tanti paesi. Particolare saluto i partecipanti al Congresso internazionale dei laici dell'Ordine di Sant'Agostino. Saluto le suore della Sacra Famiglia di Nazareth che celebrano il capitolo generale. Saluto i giovani della parrocchia del Lusson, Alto Adige, che hanno percorso la via francigena. Il Consiglio di Giovani del Mediterraneo, che si richiamano al messaggio del venerabile Giorgio Lapira. I giovani partecipanti al Corso Internazionale per Formatori del Regnum Christi. Invio il mio saluto ai fedeli polacchi. Invio il mio saluto ai fedeli polacchi radunati al Santuario della Madonna Nera di Częstochowa in occasione del pellegrinaggio annuale della famiglia di Radio Maria. Nella Domenica del Mare preghiamo per coloro che lavorano nel settore marittimo e per chi si prende cura di loro. La Madre di Dio, che dopodomani celebreremo come Beata Vergine del Monte Carmelo, doni conforto e ottenga la pace a tutte le popolazioni che stanno oppresse dall'orrore della guerra. Per favore, non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, Myanmar. Auguro a tutti buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Saluto i ragazzi dell'Immacolata. Buon pranzo e arrivederci.